fratelli bianconeri e sorelle bianconere, buon compleanno Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero, sei la cosa più bella che c'è. Io di te non mi stanco, sono sempre al tuo fianco. Sei la cosa più bella che c'è. 49, come una celebre squadra di football americano, ma non nella città dove sei andato tu. 49 anni per Alessandro Del Piero che, con tutti i suoi impegni, però da poco l'abbiamo rivisto al centenario della proprietà Agnelli, in forma, a segnare uno dei suoi classici gol, una rimpatriata con vecchi amici, ci sono venuti in mente tutti i successi, tutte le vittorie, ma soprattutto una cosa che adesso andiamo a sviscerare in contemporanea con il nuovo improvviso calendario che si prospetta nella Serie A. Occhio! Iscrivetevi al canale, ragazzi, like al video, commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Alessandro Del Piero, con il record di tutti i tempi, con il record di presenze, con centinaia di gol, io però oggi, soprattutto in questo momento di ricostruzione, dove il chiacchiericcio, le voci si inseguono, si rincorrono, ma Del Piero potrebbe rientrare in società, ma con quale ruolo, ma quando avverrà? Allora, al momento tutto tace, non ci sono delle proposte in tal senso. Del Piero comunque è non solo un giocatore, ma un uomo dal punto di vista culturale, di studio, di preparazione e commerciale, perché ormai gestisce delle attività commerciali molto serie e importanti, è un uomo da prendere in considerazione con un ruolo di un certo tipo, cioè se lo devi far tornare per fargli fare, voglio dire, il team manager, tanto per non scomodare nessuno, non è un ruolo che si addice a un personaggio come Alessandro Del Piero. Quindi è evidente che adesso la Juventus è in un momento di ricostruzione e ricostruendo quest'anno avrà tutti i ruoli ben chiari e definiti. Alla fine della stagione, tirando una riga e facendo i conti, si vedrà come si è operato e magari dalla prossima stagione ci potrà essere un pensiero in tal senso. Ma adesso è veramente troppo presto per affrontare questo tipo di argomento. Quello che però c'è da ricordare di un personaggio come Alessandro Del Piero, scusate la maglietta della salute, ma se no non riesco a farvela vedere bene, è che è facile ricordare, e così ci attacchiamo anche alla Juve di oggi e la Juve di sempre, perché è facile ricordare la standing ovation di Madrid, i gol contro il Real Madrid in Champions, quello della rimonta con la Fiorentina in casa che vale lo scudetto da giovane, il tiro a giro europeo di Alessandro Del Piero, il gol che vale l'intercontinentale. Ne potremmo ricordare valangate tutti importanti nei momenti che contano, quando è venuto a mancare suo papà a Bari, per l'avvocato con il gol contro il Piacenza in casa, il colpo di tacco. Potremmo stare qua, no 10 minuti, 150.000 minuti a descrivere tutti i gol di Del Piero. Però, se mi riesce, tra l'altro, alla fine adesso ve ne attacco uno mio, perché voglio attaccarmi a lì, questa, che è uno dei miei cimeli più cari, al di là delle maglie tradizionali, è una maglietta che lui fece quando chiuse la sua carriera, ricordando che aveva giocato lui, direi probabilmente unico, nei quattro stadi, perché ci mette lo stadio comunale, dove ha fatto il campionato primavera, lo stadio delle Alpi, dove ha vinto 7 scudetti, una Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane e una Champions League, ci mette il primo gol in Serie A nello stadio delle Alpi, il 100° con la Juventus, i 183 più 2 record con la Juventus, e lì sappiamo di cosa stiamo parlando. E poi infine lo stadio olimpico, ed è lì che mi voglio attaccare, lo stadio olimpico, il gol 200 con la Juventus, il 284 con la Juventus, che ha un significato particolare, e il gol numero 300 in carriera, e chiude con "e ora la nostra casa", 8 settembre 2011, per continuare la storia. Questo è il ricordo di Del Piero per quanto riguarda la sua carriera in bianconera. E io mi voglio attaccare a questo passaggio qua, perché questo noi dobbiamo ricordare nel giorno del suo compleanno, caro Alessandro Del Piero, cioè il passaggio dallo stadio olimpico, la storia comunale trasformata in delle Alpi, poi il passaggio dallo stadio olimpico, così, di percorso, prima di andare nella nostra vera casa, che vuol dire ricostruzione dopo che ci avevano buttato dove non dovevamo stare, quindi in Serie B, l'Europa League, poi gli anni con i settimi posti senza coppe, fino a riscrivere nuovamente la nostra storia di grandi successi nel Juventus Stadium, ora denominato Allianz Stadium. Del Piero, e io mi attacco a proposito dei gol invece a quello contro lo Shamrock Rovers
in Europa League, perché Del Piero, prima che essere la storia della Juventus, è uno di quei pochissimi giocatori, ma lui e Gigi sono stati, diciamo, il traino, l'esempio, che poi ha fatto rimanere qualcun altro, anche se pochi, che è venuto giù negli inferi per poi ritornare in paradiso e rivincere, completando una storia incredibile di vittorie fino a chiudere nell'ultimo anno e alzare la Coppa Scudetto, nuovamente lo scudetto da cui siamo ripartiti per vincerne 9. Diluviava in una maniera incredibile, è uno dei ricordi che mi porto sempre dietro insieme a Gianni Balzarini, che approfitto e saluto, iscrivetevi al canale di Gianni se non l'avete ancora fatto. 15 di agosto, eravamo verso 14, 16, eravamo verso Ferragosto, a Modena, gara di Europa League, Del Neri allenatore, che sceglie Diego come titolare e tiene in panchina Del Piero, e Del Piero cosa fa? Come fa sempre in questi casi, entra in campo e ti picchia sotto un diluvio torrenziale una punizione da oltre 30 metri dove il portiere non può assolutamente arrivare. Questo ha rappresentato per la Juventus Alessandro Del Piero, esserci nel momento del bisogno, esserci sempre quando conta, esserci sempre quando c'è bisogno di te. Come in questo momento noi, tutti Juventus, abbiamo bisogno di noi. Abbiamo bisogno di noi. Perché io non lo so come può andare a finire questa stagione. Però un po' la maglia di Chiellini mi ricorda, come ha detto Rugani recentemente, quello che gli diceva Giorgio, che poi quando si cresce e si entra e ci si avvicina ai 30 anni diventa il miglior momento della carriera, e allora ecco che ci sono dei nostri giocatori vicino a quell'età che possono trascinare i giovani, e lo hanno già fatto riblindando la difesa, e lì siamo a posto, siamo la miglior difesa del campionato. E vabbè, insomma, le recenti anche vittorie per 1-0 ci dimostrano quanto sia importante la nostra difesa. Ci manca questa parte qua, tornando a Del Piero, la parte dell'attacco. Perché è vero che Vlahovic, Chiesa all'inizio e Milik e Ken dopo sono riusciti a portare comunque a casa dei risultati che ci permettono di stare a meno 2 punti al momento dal primo posto, ma è altrettanto vero che non siamo sbocciati dal punto di vista dei gol, perché siamo il 7° attacco della Serie A, al pari del Frosinone, con tutto il rispetto che dobbiamo al Frosinone, però insomma la Juventus non può stare al pari del Frosinone in classifica per quanto riguarda gol realizzati, e solo lì possiamo crescere. Qui siamo stabilizzati, qui dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere anche perché tutte le barzellette e i racconti mediatici che vi fanno sul fatto che tu sei il favorito perché hai 6-7 punti in più dal fatto di non giocare le coppe. Allora, sono favorito per che cosa? Per i 4 posti e grazie. O per lo scudo? 4 posti o scudo? Scudo? Parliamo di scudo? Chi c'è in testa che in questo momento può combattere noi per lo scudo? La squadra di Inzaghi. Cosa ha fatto ieri sera? Si è qualificato, con l'ennesima comunque vittoria anche lì risicata con rigore, in Champions League con 2 turni d'anticipo. E quindi basta, già finito il vantaggio delle coppe. Basta, da oggi più 2 in classifica, già finito il vantaggio delle coppe. Perché se ne riparla in 2024, a febbraio, con degli scontri secchi che quindi diventa una partita, quindi casomai c'è quella settimana lì una partita, si vedrà se poi va avanti, ma al momento il vantaggio delle coppe è finito, tutte e 2 le squadre possono concentrarsi sul campionato. Ebbene, andiamo a vedere un po' il calendario. Ah, però adesso arrivano gli scontri incredibili, la Juve invece ce l'ha più morbida. Ah, ce l'abbiamo più morbida, andiamo a vedere il calendario. A me se non concesso che poi lo devi dimostrare sul campo, perché poi magari perdi in trasferta a noi o in casa loro col Sassuolo, tanto per intenderci. Però andiamo fino alla fine del girone di andata, così mettiamo un punto. Calendario a confronto. Come siamo favoriti? Noi in casa col Cagliari, loro in casa col Frosinone. Poi c'è il derby d'Italia, 26 novembre, e lì potrebbe essere uno spartiacque. Loro dopo il derby d'Italia giocano il Benfica, ma ormai sono qualificati e quindi quella partita lì diventa, come direbbe Mastro Sarri, un'amichevole. Poi si ritorna in campionato, noi andiamo a Monza e loro vanno a Napoli, benissimo, e lì hanno uno scoglio. E però la giornata dopo noi abbiamo Juve-Napoli e loro hanno l'Udinese, e quindi siamo di nuovo a pari a calendario. Poi noi andiamo in trasferta con il Genoa e loro a Roma con la Lazio, bene, loro hanno Roma la Lazio. Poi noi abbiamo il Frosinone e loro hanno il Lecce, e poi noi abbiamo Juve-Roma e quindi siamo a pari della Lazio. Loro hanno il Genoa. L'ultima giornata noi andiamo a Salerno e loro vanno a Monza. Questo è il nuovo calendario con chi si è già qualificato delle coppe e chi come noi le coppe non le fa.
ma pari patta stiamo. E quindi vediamo adesso dove arriviamo, perché noi dobbiamo puntarci nel giorno del compleanno di Alessandro Del Piero e dei messaggi che arrivano oltreoceano da Giorgio Chiellini, questa Juve con tutti i suoi limiti deve crederci e ci deve puntare. Poi si vedrà, ma deve crederci e ci deve puntare. Voi puntate sul canale, grazie, iscrivetevi, like al video, commenti e campanella. Auguriare.